l'episoma potenziale. Da cosa nasce l'adenocarcinoma? Può nascere o dalle ghiandole che sono intramucose, proprio nella sottomucose nell'esofago distale, può nascere anche dall'esofago di Barrett, quindi da questa sostituzione dell'epitelio squamoso dell'esofago distale con un epitelio di tipo cilindrico, di tipo intestinale. E questo è legato a legato a che cosa? È legato a una malattia del reflusso, cioè il Barrett è sicuramente legato a una malattia del reflusso di lunga durata, e soprattutto, come si diceva, frequente nei reflussori di tipo misto. L'associazione con l'adenocarcinoma è molto meno importante, cioè noi vediamo statisticamente che circa il 90% degli adenocarcinomi con l'esofago distale non ha correlazione con il Barrett, cioè o almeno non hanno una storia precedente di Barrett, però non è vero il contrario, cioè pazienti con il Barrett, soprattutto vedendo quelli con displasia ad alto grado, hanno un'alta incidenza di adenocarcinoma esofageo. Quindi c'è questo doppio correlazione, questo doppio dato, cioè che l'adenocarcinoma esofageo è sicuramente un cancro a eziopatogenesi multifattoriale, e uno dei fattori predisponenti è proprio rappresentato dal Barrett. Il Barrett è qualcosa che è andato aumentando di incidenza, come si diceva, proprio perché ci sono più deflussori, è correlato all'obesità. L'obesità, l'abbiamo detto l'altra volta, è un qualcosa che favorisce il reflusso, perché aumenta la pressione intra-addominale, ci sono tutti i meccanismi che vengono superati proprio dalla pressione endo-addominale. Si ipotizzava anche, si ipotizza, certo, che nel reflusso di tipo misto l'assunzione cronica degli inibitori di pompa possa in qualche modo aumentare addirittura la lesività degli acidi biliari e degli enzimi pancreatici. Gli enzimi pancreatici, lo sapete, sono enzimi che si attivano a un pH basso. Quindi se questi enzimi, se noi diamo l'antisecretore aumenta il pH gastrico e anche del refluido, permette a questi enzimi di attivarsi, tripsina, lipasi, tutto ciò che è prodotto dal pancreas. Quindi un'ipotesi patogenetica anche nella correlazione tra defluito di pompino e Barrett è proprio questo, cioè che l'alcalinizzazione del defluito da parte degli inibitori di pompa possa in qualche modo rendere più patogeno, più nocivo il defluito stesso sulla mucosa esofageale. Queste sono varie ipotesi patogenetiche che tendono un pochino a spiegare l'aumentata incidenza del Barrett, soprattutto negli Stati Uniti. È un problema che è diventato molto importante negli Stati Uniti. Che cos'è il zoppo di Barrett? La Barrett è una patologia piuttosto complessa, vedremo, dal punto di vista diagnostico, dal punto di vista terapeutico, dal punto di vista della sorveglianza endoscopica, cioè cosa facciamo di fronte a un Barrett. Innanzitutto la diagnosi del Barrett prevede due fasi, una fase endoscopica e una fase istopatologica. C'è bisogno di entrambe per fare una diagnosi certa di Barrett. Allora, il Barrett si presenta all'endoscopia, la vedete un po' sfocata, ma con un quadro di questo genere. Avete mai visto una gastroscopia? L'esofago gastroscopia. Si va giù, l'esofago è ricoperto da un epitelio pavimentoso stratificato, squamoso, e è un colorito bianco per l'ascia, quasi traslucido.
quando si passa nello stomaco la mucosa invece diventa rosea, diventa, ci sono le areole gastriche, quindi l'aspetto è totalmente differente. Cosa intendiamo noi per giunzione esofagogastrica? Giunzione esofagogastrica dal punto di vista endoscopico non corrisponde all'ES, non corrisponde al CARDIAS, ma endoscopicamente la giunzione esofagogastrica è la fine dell'epitelio, la fine dell'esofago, non dell'epitelio, scusate, la fine dell'esofago e il passaggio e l'inizio delle pliche gastriche, dell'applicatura gastrica. Quindi fine esofago, inizio applicatura gastrica. Dove inizia l'applicatura gastrica? Poi invece dal punto di vista dell'epitelio istopatologico, comunque anche endoscopico, sapete esiste la linea Z. La linea Z è così. È passaglia Z, lo sapete perché siamo arrivati, perché molte volte è frastagliata, non è un anello che vediamo endoscopicamente, ma qualcosa di frastagliato, quasi tipo dente di sega. E lì è il passaggio tra l'epitelio pavimentoso, quindi traslucido, madre per l'acido, come lo volete chiamare, con un epitelio di tipo gastrico, di tipo fundico, di tipo cardiale, poi vediamo. La diagnosi di Barrett si basa proprio sulla distanza della linea Z dalla giunzione esofagogastrica. Quindi linea Z e giunzione esofagogastrica non coincidono quasi mai. C'è sempre una certa distanza che per definizione deve essere minore di un centimetro. Quindi se dalla linea Z alla giunzione esofagogastrica c'è meno di un centimetro, la situazione, diciamo, è normale. Se la distanza dalla giunzione alla linea Z è maggiore di un centimetro, e a questa distanza ci siamo arrivati dopo tanti anni, perché prima si parlava, vedete, di esofago di Barrett classico o long Barrett esophagus, o se no short Barrett esophagus, cioè nei vari anni questa distanza è variata. Ora si parla di Barrett, indipendentemente lungo o corto, se la distanza tra linea Z e giunzione esofagogastrica è maggiore di un centimetro. Allora l'endoscopista dice innanzitutto presenza di sospetto Barrett, o comunque presenza di Barrett endoscopico. L'endoscopista non può dire di più. Dimostra, fa vedere, segnala questo innalzamento della linea Z. Poi è necessario fare le biopsie e dalle biopsie il patologo ti dice cosa. Allora, a quel livello lì si possono trovare i vari epiteli, dalla giunzione, dall'epitelio di tipo fundico, dall'epitelio di tipo cardiale, fino all'epitelio di tipo cilindrico, di tipo colonnare cilindrico, fino a avere proprio metaplasia intestinale completa. Cos'è la metaplasia intestinale completa? Oltre alle cellule, alle ghiandole cilindriche, sono presenti anche le ghiandole caliciformi, cellule caliciformi. Quindi una metaplasia intestinale completa. Ed è questa metaplasia intestinale che è quella a rischio per lo sviluppo del Barrett. Il sviluppo dell'adenocarcinoma. Quindi è importante la doppia corrispondenza tra quello che vede l'endoscopista e quello che vi dice il patologo sulla conferma del Barrett. Ecco, vi dicevo, sono lingule, si vedono proprio delle fiammature che possono avere vari aspetti. Possono essere, certe volte addirittura sono anche distaccate dalla linea Z. La linea Z può essere integra, non retrocede, ma possiamo vedere, per esempio, delle lingue così a livello dell'esofago terminale o medio completamente dissociate dalla linea Z. Mi raccomando, lì è necessario fare le biopsie.
E poi la lunghezza. La lunghezza ovviamente l'endoscopista deve descrivere abbastanza accuratamente la lunghezza di questa epitelio di questa metaplasia. Quindi è importante perché? Perché sulla base della lunghezza poi dovrà essere modulato il follow-up, cioè la sorveglianza di questi pazienti. Più lungo è il Barrett, la metaplasia, più alto il rischio di insorgenza di adenocarcinoma e quindi più ravvicinato deve essere i controlli endoscopici, se non è presente displasia. Ecco, questo è il la cosa sono le serologie, metaplasia intestinale sì, incompleta, ma adesso si dice completa, quando ci sono le cellule caliciformi è completa, altrimenti meno, più raramente e meno importanti sono le mucose cardiale fundica, e spesso questa mucosa cardiale fundica è associata a un'intensa flogosi, tanto che si parlava prima di carnite, si parlava di esofagite terminale. Comunque, quello che ci interessa è la metaplasia intestinale completa, con la presenza soprattutto, vedete, di cellule caliciformi che simulano proprio la metaplasia intestinale. La cosa, l'istopatologia può avvalersi anche dell'immunistochimica e dell'istochimica per la colorazione del muco e per la positività alle citocheratine, ma insomma la diagnosi è abbastanza facile per quanto riguarda la diagnosi di metaplasia. La cosa diventa un pochino più complessa per la displasia, cioè il patologo ci deve dire se in questo epitelio è presente displasia o meno. Sapete, la displasia si basa prevalentemente su una valutazione soggettiva dell'epitelio, e si basa, vedete, sulla normalità architetturali, distorsione delle ghiandole, citologiche, soprattutto sull'aspetto delle cellule. Quindi se ci sono alterazioni nucleari, se sono doppi nuclei, se ci sono nucleoli alterati, ipercromatismo, la presenza di mitosi all'interno dell'epitelio. Quindi più sono presenti queste alterazioni, più grave la displasia, tanto che prima veniva distinta displasia in displasia lieve, moderata, grave. Poi è stato visto che questa gradazione in tre gradi, in tre step, era troppo soggettiva, non c'era una concordanza tra patologi, né tra patologi né osservatoriale, nel senso che lo stesso patologo poteva dare, rivedendo lo stesso vetrino in più tempi, più volte, poteva dare anche giudizi diversi. Quindi assolutamente non ripetibile questo tipo di gradazione. Quindi siamo passati a parlare di displasia a basso grado e displasia ad alto grado. Che cosa sono? Vedete, la displasia a basso grado in qualche modo raggruppa la displasia di lieve e moderato grado, mentre la displasia ad alto grado è corrispondente alla displasia vecchia, severa e il carcinoma in situ. Il carcinoma in situ, vedete, è una neoplasia in situ, cioè sono cellule, sono cellule tumorali che però sono confinate entro la membrana basale. Displasia a basso grado vuol dire a basso grado di malignità, ad alto grado di malignità. Quindi importante che il patologo ci dia questa informazione, ci dia informazione sulla displasia assente o se è presente, se è di basso grado o alto grado, perché è importante per il trattamento di questo Barrett.
Ecco, questa è la, un pochino, potete vedere come le cellule siano diverse, eh? Siano diverse, la colorazione è diversa, c'è un ipercromatismo nelle cellule ad alto grado. Anche qui c'è molta, diciamo, c'è molta incertezza sull'evoluzione di queste lesioni. Prima si diceva sì, il Barrett è qualcosa che favorisce l'evoluzione verso l'adenocarcinoma, ma purtroppo quando si vanno a vedere poi i lavori, in letteratura, le cose sono discordanti. Perché sono discordanti? Cioè, come possiamo noi valutare l'evoluzione di una displasia a basso grado che evolve in displasia ad alto grado o la displasia ad alto grado che evolve verso la neurocinoma? La difficoltà è essenzialmente di tipo endoscopico. Perché? Perché noi, purtroppo avete visto, il Barrett può essere anche una lesione abbastanza grande. Quindi se la prima volta andiamo a biopsiare, innanzitutto c'è una tecnica per la biopsia in presenza di esofago di Barrett, cioè bisogna prendere nei quattro quadranti, almeno quattro biopsie nei quattro quadranti del lume esofageo, o comunque se più delle volte le Barrett di tipo circolare. Poi bisogna risalire, quindi quattro biopsie nei quattro quadranti, risaliamo di un centimetro approssimalmente e rifacciamo altre quattro biopsie, così fino a che non arriviamo al limite superiore del Barrett. Questa è la tecnica. Questa è la mappatura, diciamo, del Barrett, che in qualche modo è dimostrata essere la più efficace. Il problema qual è? Avete mai visto fare una biopsia sull'esofago? Innanzitutto siamo tangenziali al tubo, cioè l'endoscopio, la visione è frontale, quindi noi vediamo le lesioni esofagee in maniera tangenziale. Non le vediamo come se andassimo nello stomaco, la lesione la possiamo avere di fronte, mentre nell'esofago la vediamo sempre un pochino di lato, perché davanti all'endoscopio abbiamo il lume del viscero, mentre invece negli altri organi, quando sono abbastanza grandi, possiamo avere la lesione davanti all'endoscopio. Quindi anche la biopsia diventa difficile, che la biopsia è la pinza biottica, il canale biottico dell'endoscopio è parallelo all'esofago, quindi quando usciamo con la pinza abbiamo l'esofago che ci corre tangenzialmente, parallelamente, quindi è difficile andare con la punta della pinza biottica sul punto preciso che vogliamo biottizzare. Ci sono anche delle biopsie, ci sono delle pinze biottiche che hanno un morso laterale, però che spesso non passano, quindi non sono sempre presenti, ma non è questo la risoluzione del problema. L'altro problema è che fate quattro biopsie attorno all'esofago, sì, si fanno, ma poi tutto incomincia a sanguinare, cioè c'è il sangue, la biopsia è sempre una lesione della mucosa, quindi l'esofago comincia a sanguinare, quindi vediamo tutto il sangue, non si capisce più niente, si lava, si... Quindi diventa veramente difficile. Quindi è difficile stabilire, per esempio, se su una biopsia di una zona del Barrett noi abbiamo trovato una displasia a basso grado. Allora, displasia a basso grado, lo ricontrolliamo magari tra sei mesi. Andiamo lì, dice, andiamo a vedere se questa displasia a basso grado è effettivamente rimasta tale o se è aumentata di grado. Non posso mica andare precisamente a prendere la biopsia su quel pezzettino, su quella zona che ho biopsiato precedentemente. Quindi è molto difficile, capite, poter in qualche modo monitorare l'evoluzione della displasia nei vari step verso l'adenocarcinoma. Qui sta solo nella fortuna, nella accuratezza dell'endoscopista di prendere il più possibile
biopsie nello stesso punto, quindi molto importante in questi casi avere la registrazione del precedente, la precedente endoscopia o registrazione o foto, in modo che l'endoscopista sa dove ha preso l'endoscopia e sa la morfologia e quindi ritorna su quei, su quella zona. E poi, ripeto, anche la displasia è proprio per questo, può essere a più basso grado da una parte, può essere ad alto grado dall'altra, quindi è veramente una patologia difficile da studiare e da monitorizzare. Vedete, anche qua, come si fa? Noi di fronte a una biopsia di un carcinoma, scusate, di un Barrett ad alto grado di malignità, che può essere in qualche modo trattato, trattato vedremo endoscopicamente, l'indicazione magari è proprio questa, Barrett ad alto grado, facciamo un trattamento endoscopico. Storicamente queste lesioni sono state anche trattate o comunque di fronte a un cancro invasivo nel pezzo operatorio troviamo anche displasie ad alto grado. Quindi questo vuol dire? Vuol dire che trovare una displasia ad alto grado in una zona del Barrett non vuol dire che a un centimetro o accanto non ci sia un cancro intramucoso, addirittura un cancro invasivo. Quindi è una patologia questa veramente difficile per le indicazioni e per il trattamento. Quali sono allora le strategie per il trattamento di questa patologia? Allora, per il Barrett senza displasia. Barrett senza displasia si fa un trattamento di sorveglianza, follow-up. Consigliato ogni 2-3 anni, ma come vi dicevo prima, si può modulare in base alla lunghezza del Barrett. Quindi la sorveglianza è più frequente, più lungo è il Barrett. Se il Barrett è compreso tra 1 e 3 cm si può andare ogni 2-3 anni. Se invece il Barrett è superiore a 5 cm, soprattutto è superiore a 10 cm, è necessaria una sorveglianza più frequente. Si parla di una sorveglianza ogni anno. Cioè il paziente deve fare ogni anno un endoscopio. Ci sono varie. Sono due tendenze, c'è una tendenza da parte dei gastroenterologi e da parte dei chirurghi nel trattamento del reflusso in questi pazienti. Ci sono i gastroenterologi che dicono no, qui è sufficiente, è solo questione è solo questione dell'acido, quindi è sufficiente che questi pazienti in qualche modo facciano la terapia con antisecretori magari ad alto dosaggio per il trattamento di questi pazienti portatori di Barrett senza displasia. E solo se è presente, solo se si tratta di pazienti non responders o comunque che non stanno bene dal punto di vista del loro reflusso, possono andare all'intervento chirurgico. Quindi questi sono i medici gastroenterologi che continuano in presenza di Barrett senza displasia a fare un trattamento medico e basta. Il chirurgo invece no, il chirurgo non perché così per presa di posizione, ma per dimostrazione. Sono state dimostrazioni che dal punto di vista scientifico che hanno dimostrato come l'associazione, cioè il trattamento del reflusso in questi pazienti ha evitato l'evolversi verso la displasia. Quindi hanno visto che questi pazienti hanno fatto un trattamento antireflusso, come si diceva l'altra volta, la Nissen,
preso la Nissen a 360 gradi, che ha dimostrato la riduzione dell'insorgenza di la displasia. Proprio perché il flusso di tipo misto è quello maggiormente implicato e responsabile del Barrett e della displasia, ovviamente. Quindi noi, il chirurgo in genere, in presenza di un Barrett, consiglia sempre al paziente una plastica antideflusso, in modo da bloccare completamente tutta la tipologia di deflusso, e non solo quella acida, come si diceva, riescono a bloccare gli antisecretori. Barrett con displasia a basso grado. Cosa facciamo in questo senso qua? Anche qui le linee guida, ci saranno 5 o 6 associazioni di scientifiche, associazioni di gastroenterologi a livello mondiale, importanti, c'è l'australiana, c'è quella europea, e nessuno concorda su cosa dobbiamo fare. C'è chi dice che una displasia a basso grado si debba fare una stretta sorveglianza endoscopica, addirittura 3, 6, 12 mesi, qui c'è la discordanza. O altrimenti possiamo fare un trattamento ablativo. Quindi qui vi ho segnato solo una displasia a alto grado, ma allora la tendenza è, in presenza di un Barrett con displasia anche di basso grado, di fare, come vedremo, come un trattamento ablativo. Cioè dobbiamo trattare endoscopicamente questa lesione. Nel Barrett con displasia alto grado il trattamento è mandatorio, nel senso che bisogna fare qualcosa, perché qui si tratta di una lesione potenzialmente a rischio verso l'evoluzione dell'adenocarcinoma esofageale. Sapete che i tumori esofagei sono tumori a cattiva prognosi, perché poi sono tumori che diffondono molto, molto frequentemente a livello linfonodale, a livello toracico, quindi anche la linfadenectomia chirurgica toracica espone a rischio. Comunque non è facile dal punto di vista tecnico, l'esofago, vedremo, non è ricoperto da una serosa, quindi la diffusione anche locale del tumore può essere molto rapida, con infiltrazione delle strutture toraciche, pericardio, pleura, quindi si tratta di una patologia a prognosi severa. Quindi tutto ciò che è premaligno, preneoplastico, va trattato. Fortunatamente si trova scritto sui libri, non tutti gli adenocarcinomi esofagei nascono dal Barrett, visto quasi il 90% dell'adenocarcinoma dell'esofago non nasce sul Barrett, o comunque non c'è una storia precedente di Barrett. Magari lo fosse, perché possiamo fare una prevenzione secondaria, come avessi fatto per i polipi del colon, lo potremmo fare anche per l'adenocarcinoma esofageo. Però purtroppo non è così, perché occorrono, come si diceva, tanti altri fattori. Comunque, displasia alto grado, attualmente si cerca di fare una terapia endoscopica. Terapia endoscopica che si basa essenzialmente su due tecniche. Una tecnica di ablativa, di distruzione del tessuto metaplastico, e una tecnica resettiva. Andiamo un pochino vantaggi e svantaggi delle due tecniche. Terapie ablative endoscopiche. Qui si distrugge l'epitelio, si distrugge l'epitelio metaplastico. Nel tempo ci sono state varie tecniche. Varie tecniche di ablazione, si passa dalla elettrocoagulazione multipolare, bipolare o monopolare, alla coagulazione con gas argon. Il gas argon è un gas che è infiammabile.
viene collegato a un'elettrocoagulazione, sono pinze monopolari, bipolari, insomma, l'elettrocoagulazione che utilizziamo anche in stato operatorio. L'argon è un gas, cioè abbiamo delle sondine, delle cannuline che sparano il gas, l'argon, e con una piccola scintilla elettrica che dà fuoco in qualche modo a questo argon. E viene utilizzato per la coagulazione o per l'ablazione, dipende un po' dall'intensità che diamo noi all'apparecchio. Laser terapia, si utilizzano dei laser, vedete, a una lunghezza di uno dei 630 nanometri, possono essere utilizzate anche delle sostanze fotosensibilizzanti come la protoporfirina, quello si utilizza anche per esempio nel trattamento del maculare, per certi maculare della retina, per certe proliferazioni vascolari. E comunque attualmente la terapia più importante si basa sulla radiofrequenza. La radiofrequenza che cos'è? È una energia, una elettrocoagulazione bipolare avanzata. Non mi fate entrare su particolari, non so nemmeno anch'io, però è un'energia elettrica bipolare avanzata che permette di avere performance molto molto avanzate, appunto, Allora, questo tipo di terapia ablativa, quali vantaggi ha? Ha vantaggi innanzitutto di poter trattare un'ampia zona di barre. La terapia ablativa che vedremo, resettiva, vuol dire leviamo quasi chirurgicamente un pezzo di mucosa esofagea. Questo, la terapia resettiva, si applica molto bene quando ci sono lesioni cosiddette nodulari. Non a mucosa piatta come abbiamo visto per esempio nell'immagine, ma quando già nel Barrett c'è una lesione nodulare che già è indice di una certa, non tanto invasività, ma di una certa proliferazione dell'epitelio stesso. Presenza di una lesione nodulare tipo polipo, può essere un polipo sessile o comunque una lesione nodulare sessile, basta infiltrare un po' di fisiologica nella sottomucosa, si solleva e possiamo levarlo con un'asta di aterro. Quando però il Barrett è molto esteso, è macroscopicamente piatto, non è facile fare una resezione endoscopica, soprattutto anche quando è a 360 gradi, non possiamo spellare tutto l'esofago, diventa rischioso. Quindi noi possiamo trattare queste ampie zone di Barrett con questo trattamento ablativo, con la radiofrequenza, che sono sonde, basta metterle a contatto con la lesione, quindi la lesione stessa viene ablata, viene bruciata, comunque si dice ablata. Qual è il problema di tutte le terapie ablative? La terapia ablativa, il problema è che non abbiamo un riscontro di quello che abbiamo fatto. Non sappiamo mica se abbiamo levato tutto, se siamo andati sufficientemente a fondo a levare tutto l'epitelio metaplasico. Poi magari ci ricresce sopra, vedete, questa è un'istologia di una ablazione, di un'esezione post ablativa, e vedete che sopra l'epitelio pavimentoso stratificato dell'esofago ci sono delle ghiandole displasiche. Sono delle ghiandole displasiche che possono andare poi incontro a una neoplasia esofagea. Quindi vengono in qualche modo nascoste, se l'ablazione non è stata completa, dall'epitelio pavimentoso che
qualche modo va a cicatrizzare, a ricoprire la parte aprata. Quindi il limite fondamentale di questa metodica è la mancanza di un riscontro istopatologico di radicalità del trattamento stesso. Poi, cosa succede? Magari pur di essere più radicali, cosa succede? Di solito sono gli endoscopisti che fanno queste cose, bruciano, e il trattamento molto importante a livello locale può determinare o la perforazione dell'esofago. Se c'è la perforazione dell'esofago, bisogna andare sull'operatorio, bisogna ripararla questa perforazione. Qua ci possono essere le cose, ci possono essere le protesi in qualche modo proteggono, però no, si tratta sempre di una perforazione esofagea, con mediastinite, quindi una prognosi anche in questo caso severa. Ma se no, se va bene, cioè se non si procura una perforazione, la profonda elettrocoagulazione determina poi anche la cicatrizzazione. Quindi la cicatrizzazione determina alla fine una stenosi. Quindi più siamo radicali, più andiamo profondi con la coagulazione, con la tecnica ablativa, più c'è il rischio di una perforazione, di una stenosi esofageale. E invece cosa facciamo? Insomma, quello che in qualche modo ci piacerebbe di più che venisse fatto. Perché? Perché proprio con la resezione mucosa, con la resezione mucosa della mucosa dell'esofago, che vedete con la tecnica così, innanzitutto, qui si vede male, insomma, comunque vedete lassù in cima già si vede una zona un po' di levata, una zona sessile dell'esofago, che viene all'inizio, viene marcata con il bisturi elettrico. Cioè, prima di ogni procedura, che sia a livello gastrico, sia a livello esofageo o a livello del colon, la zona da trattare, da eliminare, viene marcata con il bisturi elettrico. Stanno i piccoli segni che ci guidano poi alla successiva e vera e propria resezione. Poi, dopo fatto questa cosa, si mette in cima all'endoscopio, si mette qui lo vedete la differenza tra la visione così libera e la visione invece di questo tappino, di questa cannulina endoscopica, che viene proprio messa in cima all'endoscopio, che ci permette di fare due cose. Prima, ci permette aspirando di in qualche modo risucchiare dentro questa lesione, che precedentemente è stata anche pomfata, cioè si mette al di sotto della lesione, si inietta della fisiologica, che permette di sollevare la lesione stessa. Questo è tutto, uguale, non solo per l'esofago, uguale, guardate, avete visto, abbiamo visto il filmato anche sulla lesione gastrica, è stata asportata con il fono sentinella, si innalza la lesione e l'innalzamento della lesione ci permette, scollandola dalla sottomucosa, di portarla via dal medico. E poi ci permette anche, ora qui la tecnica è stata con un'ansa diatermica, cioè l'ansa, quell'anello metallico che in qualche modo acchiappa la lesione e poi la taglia attraverso il passaggio di corrente elettrica. Altrimenti si possono utilizzare degli uncini, delle spatoline endoscopiche che dissecano piano piano la lesione, tagliano in cima la mucosa e sul piano sottomucoso riescono a scollare e a tagliare la lesione. E questa capsulina, questa aggiunta di plastica aiuta l'endoscopista a sollevare la lesione stessa, perché lì abbiamo solo un movimento avanti e indietro, abbiamo solo un canale biottico nell'endoscopio e
quindi non c'è niente che tiri su, ci vorrebbe un'altra canaletta ottica che tiri su la lesione e con quell'altro si va a sezionare, non è possibile. Quindi ci aiutano gli endoscopisti con questo tip finale che spinge la lesione, solleva la lesione e con la pinza biottica, con l'uncino biottico di potente elettrica riesce a sollevare e a portare via la lesione. E il vantaggio è questo, il vantaggio è che portiamo via tutta la lesione e il patologo ci dà delle indagini, ci dà delle notizie molto importanti. Quindi l'adeguatezza della sezione, se abbiamo portato via tutta la metaplasia con le zone di displasia, i margini di resezione, se quindi i margini di resezione sono liberi, e il livello di invasione, cioè il patologo ci dice con sicurezza, con chiarezza, se è presente displasia, se si conferma la displasia di alto grado, se invece si tratta già di una lesione che interessa tutto spessore la mucosa e se addirittura c'è uno sconfinamento nella sottomucosa. Perché se c'è uno sconfinamento della sottomucosa, allora bisogna pensare ad una radicalizzazione con l'intervento chirurgico. In particolare, se ben ricordo, il patologo ci dice che se la invasione della sottomucosa è superiore a 500 micron, o se sono quei caratteri, quei caratteri patologici che abbiamo visto, in parte anche quella per il colon, per la polpettomia endoscopica, qui siamo un po' più rigidi, un po' più un po' più restrittivi, nel senso che è sufficiente un 500 micro di invasione sottomucosa o di un tumore, di una lesione ad alto grado di malignità, o la presenza di emboli vascolari, che bisogna andare all'intervento chirurgico per l'alto rischio di metastasi linfonodale. Quindi il patologo ci dà delle informazioni molto importanti che ovviamente nel trattamento ablativo non abbiamo. Non abbiamo un pezzo da dare al patologo. E ovviamente questi pazienti qua che sono andati incontro a trattamento ablativo, a trattamento anche endoscopico, necessitano di nuovo di un qualcosa che riduca la noxa sull'esofago. Quindi o diamo inibitori di pompa ad altre dosi, secondo i gastroenterologi, o sottoponiamo questi pazienti a una plastica antireflusso. In questi casi qua magari la plastica antireflusso che problemi può dare? La plastica antireflusso è la funduplicase, cioè il fondo gastrico che circonda a manicotto l'esofago terminale e quindi può dare dei problemi un pochino a livello endoscopico sui successivi livelli biottici. Però grossi problemi non ce ne sono, Quindi comunque il paziente con Barrett, trattato con Barrett per via endoscopica, per via ablativa, per via resettiva, deve essere sempre protetto per il reflusso gastroesofageo. Quindi, premessa questa lesione, insomma, il trattamento di questa lesione frenoplastica, ritorniamo al carcinoma, cioè ai tumori dell'esofago. Questo, ripeto, si tratta, è una lesione che frenoplastica per quanto riguarda l'adenocarcinoma, esofageo, non per il carcinoma squamoso. Per il carcinoma squamoso vedremo non c'è una lesione frenoplastica. L'esofago è un
un organo prevalentemente intratoracico, soltanto si distingue una parte cervicale, una parte toracica, bene, una parte addominale. La parte addominale, cioè questa qua, è veramente corta, è quella ricoperta dal peritoneo, si tratta degli ultimi 2-3 centimetri dell'esofago, quindi è quella dove c'è il LES, di cui abbiamo trattato anche l'altra volta. Tutto il resto dell'esofago è un organo intratoracico e non ricoperto da serosa. Ci sono sì le pleure mediastiniche che dalla metà toracica si ripiegano e vanno a in qualche modo formare il mediastino, a definire il mediastino, ma la pleura non va direttamente sull'esofago. L'esofago è libero, quindi formato da mucosa, sottomucosa, tonaca e muscolari, e poi circondato da tessuto adiposo, non sempre ben rappresentato, come tessuto adiposo periesofageo, linfonodi periesofagei sono molto poco rappresentati rispetto ad altri organi addominali. Ma questo fa dell'esofago un organo che dal punto di vista chirurgico e anche dal punto di vista oncologico lo rende piuttosto a rischio. Innanzitutto dal punto di vista oncologico, come vi dicevo prima, le cellule neoplastiche passano la mucosa, sottomucosa, tonaca muscolare, poi non c'è la barriera della serosa, non c'è la barriera della serosa, quindi le cellule possono molto rapidamente diffondere nel mediastino e infiltrare gli organi mediastinici. Quali sono gli organi mediastinici? Guardate, c'è l'aorta, la biforcazione tracheale, la vena si vede, ci sono le vene polmonari, c'è il pericardio, quindi sono infiltrazioni, l'aorta è un po' difficile, può essere attaccata all'aorta, ma l'aorta è una parete muscolare importante, quindi non ha grossi problemi, non ci sono grossi problemi a staccare il tumore dall'aorta, se non c'è una massiva infiltrazione. I problemi sono legati soprattutto all'infiltrazione della trachea, della biforcazione tracheale. Qui, l'esofago, vediamo se c'è una figura, che si vede meglio. L'esofago passa a un certo punto, qui a destra, l'esofago passa dietro alla trachea, alla biforcazione tracheale e poggia sulla parte membranacea della trachea. La parte membranacea della trachea è la parte ovviamente più morbida, più sottile della trachea stessa. Se c'è un'infiltrazione del tumore sulla trachea è un problema perché si rischia di sfondare la trachea. Quindi quando c'è un sospetto di infiltrazione tracheale sempre far fare al paziente una broncoscopia per vedere se effettivamente c'è un'infiltrazione da parte del tumore. Poi ci sono le vene polmonari, ci sono le arterie polmonari, anche lì se c'è un'infiltrazione di queste vene è un problema perché sia le vene che le arterie non hanno quella spessore che ha l'aorta, quindi ci possono essere dei danni vascolari importanti intraoperatori. Quindi difficile, è molto più veloce la diffusione di questi tumori a livello mediastinico. Infatti spesso questi tumori non si trovano a stadi molto precoci. Uno, tra virgolette, ha la fortuna di avere un Barrett, viene monitorizzato, viene sorvegliato e al primo sospetto di un carcinoma invasivo, di un rispetto alto grado, viene trattato e quindi può avere la fortuna di non incorrere in un carcinoma invasivo.
ma in tutti gli altri casi la diagnosi diventa tardiva. Quindi è importante anche dal punto di vista diagnostico, al primo accenno di disfagia, come torniamo sempre su questa disfagia, perché purtroppo, vedete, noi vediamo pazienti con tumore dell'esofago, tumore del cardias, che vengono dal chirurgo in uno stadio avanzato, dopo mesi che il medico curante ha detto no, ma sarà un po' di nervoso, sarà un po' il periodo. Non esiste, se c'è una disfagia bisogna fare sempre una gastroscopia per vedere che non ci sia una patologia organica di base. Sembra ancora incredibile che negli anni 2000 ci possa essere qualcuno che finisce a questa maniera, che dipende tutto dal nervoso, dalla situazione psicologica. No, la disfagia o dipende da un'alterazione organica, o dipende da una parasia, o dipende da alterazioni vascolari cerebrali. Però la disfagia di tipo alta, il paziente riferisce, non è che sente l'intoppo, ha difficoltà a deglutire, perché sono pazienti anziani che hanno avuto magari un ictus con un aneurisma delle arterie vertebrali, quindi è una incoordinazione motoria che interessa la parte alta. Quindi, cos'è la disfagia? Fare l'endoscopia. Se l'endoscopia è negativa, pensiamo ad altre cause, ma solo dopo. Qui vedete ancora, vedete come l'esofago sia strettamente aderente alla parte membranacea della trachea, quindi qualsiasi tumore che nasce da in questa zona qua molto velocemente infiltra la trachea. L'infezione della trachea può dare delle fissure, possono dare delle cose importanti. Insomma, questo un attimo quello che si diceva prima. Vedete come non è preciso, perché lì fa coincidere, vedete qua, fa coincidere la linea Z con il passaggio della... Può anche coincidere con il passaggio da esofago alle fregature gastriche, non è sempre così, anzi è quasi mai. Quindi troviamo questa linea spezzettata un po' più alta qua, e il passaggio tra esofago e fregatura è proprio la vera giunzione esofago-gastrica. Questo è l'esofago, insomma, questo se ne era parlato l'altra volta, membrana esofagea, l'angolo di Lewis, cioè tutti quei presidi, la presenza di un tratto di esofago interaddominale, presidi che garantiscono l'assenza di reflusso di tipo patologico. Questa è l'istologia, che è importante per farvi vedere che anche nell'esofago, soprattutto distale, sono presenti ghiandole che possono dar luogo all'adenocarcinoma. Allora, io devo ritornare su. Quindi parliamo la prossima volta questo si può dire subito, via. La differenza epidemiologica di questi due tipi di tumore, dell'adenocarcinoma e del carcinoma squamoso. Vedete come ci sia una differenza anche di variabilità geografica. Vi dicevo prima, negli Stati Uniti l'adenocarcinoma del terzo di sera esofago è diventato quasi un problema sociale. Cioè, un drammatico aumento, si parla del 300-500%, cioè un aumento estremamente elevato di questa patologia. Quindi il terzo di sera dell'esofago e del cardias. Prima i tumori gastrici erano localizzati soprattutto a livello del terzo distale, piloro, antro. Ora se abbiamo assistito a un progressivo spostamento in senso prossimale della patologia gastrica, quindi tumori del cardias, soprattutto lo vediamo anche nei giovani, anche in Toscana. Molto frequente il cardias in pazienti relativamente giovani. Abbiamo detto, correlate a maggior incidenza del reflusso, all'obesità e
nei paesi asiatici c'è una maggiore incidenza del carcinoma squamoso del terzo medio dell'esofago. Anche qui, chissà, una vera e propria correlazione non la sappiamo. Sappiamo però, per esempio, che in Italia il carcinoma squamoso è prevalentemente localizzato al nord e nelle zone orientali, quindi nel Padovano, nel Friuli Venezia Giulia, tanto che le più importanti scuole di chirurgia esofageale italiana si sono proprio sviluppate in quella zona lì, a Padova, a Verona. Questo perché? Non si sa. Sicuramente ci possono influire vari fattori, quelli volontari, lì sono tutte magari quelle zone di montagna, quindi sono persone che fumano, tendono a fumare, tendono a bere, cominciano già alle 10 di mattina a bere l'aperitivo, quindi associazione alcol-fumo è sicuramente un fattore di rischio. Addirittura si pensava al consumo di cereali e lì mangiano la polenta, nel Veneto mangiano la polenta, quindi all'elevato o mangiavano prima la polenta, elevato consumo di cereali o addirittura della polenta calda, che potesse in qualche modo la polenta calda mangiata influire sull'incidenza del carcinoma squamoso. Non lo sappiamo, però sappiamo che sicuramente c'è un gradiente di incidenza maggiore a livello del nord, nord-est e progressivamente più bassa incidenza verso le zone mediterranee. L'età colpita sesta settima decade, anche se vi dico attualmente c'è uno spostamento, soprattutto per l'adenocarcinoma esofageale verso età più giovanili, è una maggiore incidenza nell'uomo rispetto alla donna. Ecco, questo vi dicevo. Negli Stati Uniti la cosa del flusso gastroesofageo è aumentato, l'obesità, un aumento dell'incidente dell'esofago di Barrett e non sempre però l'esofago di Barrett è, non sempre, poco spesso è, o comunque non spiega tutti i casi di adenocarcinoma dell'esofago. C'è una riduzione dell'infezione della Helicobacter pylori, mentre invece in Asia quello sappiamo che c'è un aumento dell'infezione della Helicobacter pylori, però una vera e propria correlazione assolutamente non c'è col carcinoma squamoso. Altri fattori di rischio quali sono? Questi sono le zone di parte. Prossima volta facciamo l'inquadramento clinico di questi tumori. Ora, venerdì mi sa che non ci sarò perché abbiamo un convegno a Pistoia, mando uno di questi ragazzi che vi fa magari una patologia, un approfondimento su una patologia che avete già fatto. C'è di nuovo Periglice, no? Sì, sì. Questa è l'ultima richiesta. Dimmi. Che estragga lei una lettera, perché se no qui... Nessuno si vuole assumere la responsabilità. No, tutti gli anni questi esami di chirurgia sono... M.